Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto interessante, molto importante, come si fa a georeferenziare praticamente una mappa raster, cioè un'immagine. Noi sappiamo che ci sono alcuni formati come quello TIFF che possono contenere già gli elementi di georeferenziazione, ma ci sono alcune invece immagini raster come le PNG che non possono contenere questi elementi di georeferenziazione. In pratica QGIS non riesce a collocarli correttamente all'interno della mappa. Allora noi abbiamo questa immagine PNG, vedete, della regione Umbria, con praticamente i rilievi. Se noi zoomiamo, vediamo che possiamo leggere i nomi delle città e utilizzeremo questi nomi per fare una georeferenziazione a tre punti. Prenderemo la città di San Giustino, possiamo prendere sì, anche Sansepolcro o San Giustino, una di questi qua, insomma, a nord. Possiamo prendere San Giustino a nord, a sud possiamo prendere Narvi, per esempio, e come terzo punto a est possiamo prendere, vediamo, Norcia, la San Giustino, Narvi e Norcia. E vedremo che questo PNG che non è georeferenziato verrà convertito in un file TIFF che ha una specie di georeferenziazione autonoma. A tutti gli effetti, se noi apriamo QGIS, utilizziamo soltanto come riferimento nelle tiles OpenStreetMap, facciamo una piccola zoomata. Se noi facciamo questo errore, cioè riteniamo che un file PNG possa essere collocato correttamente in una mappa, cioè la regione Umbria possa essere collocata al centro, per esempio, no? Della penisola italiana, e noi facciamo questo errore, facciamo menu layer, aggiungi layer, raster, e andiamo a prendere per esempio direttamente il file PNG Umbria, vedete che noi lo apriamo e lo aggiungiamo, vedete che lui ci dice che non c'è il sistema di riferimento, non è stato definito, quindi in maniera fittizia applica un sistema di riferimento, ma come vedete l'immagine della regione Umbria non è affatto andata, non si è collocata al centro dell'Italia. Se noi vediamo nel pannello dei layer, vediamo che è stato inserito un nuovo layer, ma se facciamo tasto destro, zoom sul layer, vediamo che è completamente in mezzo all'oceano. Vediamo dove è andato facendo zoom indietro. È stato casualmente messo, vedete, in mezzo all'oceano Atlantico, vicino alla costa africana, perché il file PNG non è georeferenziato. Quindi non è così che si fa. Allora che cosa facciamo? Rimuoviamo il layer. Noi utilizzeremo un georeferenziatore. Allora guardiamo bene. Intanto facciamo così. Rimettiamo la nostra mappa in una posizione che ci consenta, ecco qui, poi di trovare i tre punti, no? Abbiamo detto San Giustino, vedete che c'è anche qui Sansepolcro, vedete, uno di questi qua, adesso li troveremo, no? Noi facciamo così, di modo che abbiamo in pratica tutti questi punti già pronti per farlo però poi sulla mappa un pochino più facilmente. Andiamo a collocarci la mappa in maniera perfetta, vediamo, Narni non si vede, Sansepolcro non si vede, era forse un pochino uno zoom indietro, vediamo se ce la facciamo, casomai dopo lo facciamo ad occhio. Facciamo così, e come segnalibro noi segniamoci questo segnalibro qui, no? Ce lo creiamo e ci scriviamo Umbria, almeno dopo se perdiamo, diciamo, l'orientamento lo troviamo. Allora, quello che bisogna fare è utilizzare il georeferenziatore che c'è sotto il menu raster. Se non c'è, noi andiamo nel menu plugins, gestisci e installa plugins, e mettiamo il segno di spunta sul georeferenziatore raster GDAL. Quindi questo è un plugin che ci deve essere. Facciamo chiudi e vediamo che adesso nel menu raster, vedete, c'è una nuova voce, georeferenziazione. Lo clicchiamo. Dobbiamo adesso aggiungere l'immagine da georeferenziare. Quindi lui ci dà un pulsante in cui c'è scritto apri raster. Lo clicchiamo e scegliamo proprio la nostra immagine PNG dell'Umbria che non ha i dati di georeferenziazione. A questo punto noi ricerchiamo le città che abbiamo cercato prima, no? In maniera molto, facciamo uno zoom molto, questo è San Giustino, ma vogliamo prendere anche Sansepolcro, vediamo se si rivede. In questo caso qui non si rivede, vabbè, possiamo anche usare San Giustino. Quello che facciamo è facciamo un bello zoom proprio sul pallino, vedete? Questo è il pallino di San Giustino. E poi utilizzando questo tasto qua iniziamo a mettere il primo punto, aggiungi nuovo punto e lo clicchiamo all'interno del pallino di San Giustino. Non daremo le coordinate a mano, ma faremo dalla mappa. Quale mappa? Ovviamente questa qua che noi abbiamo preso, praticamente quella di OpenStreetMap, perché è quella che avevamo. Allora adesso ci vuole un pochino di conoscenza, un
un pochino di conoscenza, perché bisogna conoscere il luogo per poterlo trovare. Andiamo a trovare San Giustino, eccolo qua, noi facciamo qua, vedete, facciamo una zoomata su San Giustino, diciamo siamo al centro di San Giustino, quindi riandiamo nel georeferenziatore, li clicchiamo sempre dalla mappa e mettiamo il puntino all'interno, diciamo al centro di San Giustino. Non è una maniera precisissima, vedete, lui prende le coordinate e facciamo ok. Ecco che qui nella tabella GCP viene messo il primo punto. Sappiamo che questo tipo di georeferenziazione ha bisogno di almeno 3 punti. Allora facciamo una zoomata indietro, andiamo indietro all'interno della nostra regione Umbria. Abbiamo detto al sud di utilizzare Narni, vediamo dove sta, ci stiamo avvicinando piano piano. Ecco Terni, Narni. Allora facciamo come prima, no? Facciamo uno zoom proprio sul pallino, di modo che il pallino diventi grande per fare una zoomata, diciamo, più grande possibile. E nuovamente premiamo il tasto di creazione del nuovo punto. Questo sarà il secondo punto di georeferenziazione. Lo mettiamo al centro. Nuovamente noi non gli daremo affatto le coordinate a mano, ma facciamo dalla mappa. Eccoci, siamo nella mappa dell'Umbria, quindi ci vuole un pochino di conoscenza, ma sappiamo che Narni sta a sud, quindi prendiamo e scorriamo la mappa fino a trovarlo. L'abbiamo trovato e rifacciamo zoom per arrivare fino al nucleo, diciamo, di abitazioni di Narni e mettere il puntino al centro. Ecco qua, diciamo che va bene qua così a caso. Riprendiamo il georeferenziatore, diciamo, dalla mappa e mettiamo un puntino qua. Ed ecco che se noi facciamo ok si crea il terzo puntino. Poi abbiamo detto di prendere ad esempio Norcia, quindi verso est. Torniamo indietro nello zoom, questa è una procedura un pochino noiosa, ma così noi trasformeremo un PNG non georeferenziato in un TIFF georeferenziato. Ecco Norcia, facciamo come sempre lo zoom sul pallino giallo per trovarlo al centro, ripremiamo il punto per il terzo punto qua, gli diciamo sempre nella mappa, e adesso nella nostra mappa di OpenStreetMap che abbiamo usato come diciamo riferimento ritroviamo Norcia. Un attimo che lo troviamo, facciamo così, facciamo uno zoom indietro altrimenti non la riusciamo bene a vedere. C'è Terni, un attimo che devo fare, ecco questo qua. Allora vediamo che in questa zoomata qua non ce lo fa vedere, quindi facciamo un pochino uno zoom un pochino qua, vediamo a trovarla. Un attimo che la troviamo, perché almeno vogliamo farla più preciso possibile. Siamo a Rieti, non va bene. Terni, vediamo un po' se troviamo Norcia, Matrice. Vedete che cosa succede, che uno certe volte anche nella propria regione, vedete che siamo addirittura in Abruzzo, nella propria regione si disorienta e non riesce. Ecco qua, questa è Narni, quindi siamo proprio troppo a sud. Eccola qua, Norcia, ci eravamo disorientati. Facciamo la solita zoomata, non è facilissimo trovare i nuclei così. E qui adesso riprendiamo il georeferenziatore, diciamo dalla mappa, e diciamo al centro del nucleo di Norcia, del nucleo abitativo, e facciamo il terzo punto. Adesso abbiamo fatto i 3 punti, no? Come identificativo hanno 0, 1, 2, 3. A questo punto noi possiamo premere il play, che significa avvia georeferenziazione, e ci dice di fare una serie di scelte, ma noi le lasciamo così, il tipo di trasformazione è il polinomiale 1, e poi gli lasciamo il VGS84 come sistema di riferimento. Va bene così, per noi va bene così, ok, rifammela per favore, ed ecco che fa la georeferenziazione. E vedete che il raster è stato correttamente georeferenziato, ma in che senso è stato georeferenziato? Cioè è stato salvato nella nostra cartella di default un altro file. Se noi vediamo, noi avevamo un'immagine PNG, vedete, e invece lui, dopo la georeferenziazione a 3 punti, lui l'ha chiamato, vedete, modificato.tiff. Che cosa significa? Che questo particolare formato TIFF è in grado di contenere gli elementi di georeferenziazione. Adesso se noi chiudiamo il georeferenziatore, vedete, possiamo dire anche senza salvare, che abbiamo trovato nel menu raster sotto georeferenziatore. Adesso se noi andiamo nel nostro segnalibro e doppio clicchiamo Umbra, d'accordo, chiudiamo questo pannellino qua, possiamo fare anche un click all'indietro, e se noi adesso facciamo la stessa operazione di prima, cioè aggiungiamo un layer raster che però proviene da un TIFF georeferenziato, vedete che lui saprà dove collocarlo. Vedete, questa volta noi non gli diamo il PNG generico che aveva messo in mezzo all'oceano, gli diamo il TIFF che lui chiama modificato. Facciamo apri, facciamo aggiungi, gli diamo un po' di tempo,
Vediamo se l'ha fatto. Eccolo, vedete che praticamente non solo l'ha fatto, ma questa volta l'ha immediatamente collocato precisamente al centro, per esempio, della penisola italiana. Vedete, il DTM, per esempio, dei rilievi dell'Umbria è stato giustamente collocato nel suo posto. Vediamo quanto siamo stati precisi. Andiamo nel menu layer e togliamo, le mettiamo. Praticamente vedete che il lago Trasimeno lo utilizziamo come elemento di riferimento, praticamente è stato azzeccato. Questa è la maniera per fare una georeferenziazione a tre punti di un raster PNG che non contiene praticamente le coordinate, utilizzando nel menu raster il georeferenziatore di QGIS. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo seguito fino alla fine, spero vi sia stato utile, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.